Nel suo posto in riva al fiume, Susanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il telearancio che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua, e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano abbandonato, nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo con la mente. E Susanne ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio. Il sole scende come miele su di lei, donna del porto, e ti indica i colori tra la spazzatura e i fiori. Scopri eroi tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore, e così faranno sempre. E Susanne regge lo specchio. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente.